Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video shopping. Ho preso poche cose in realtà, però mi faceva piacere condividerle con voi qui sul canale. Avevo bisogno di rinnovare un pochino il guardaroba, o meglio di togliermi di mezzo quelle maglie che vedo lì da un sacco di tempo, che metto molto spesso, ma che cominciano a stufarmi perché comincia ad essere, diciamo così, un look troppo ripetitivo, sempre uguale, quindi avevo bisogno di qualcosa di nuovo. E poi ho preso anche due prodotti di make-up che però vi faccio vedere alla fine. Partirei dall'abbigliamento, ho preso tre maglie e una sciarpa, perché soprattutto sono le maglie che ho che cominciano a stufarmi. La prima è questa, che è una semplice maglia rosso mélange, nel senso che ha, vedete, questi puntini un po' più scuri, quindi si dice mélange quando il colore è così, e mi piaceva soprattutto lo scollo, che non so se notate, ma è un po' frastagliato, vedete che non è regolare dritto, ma ha queste ondine qua, e quindi mi piaceva molto. È una maglia aderente, perché a me comunque piace vestire aderente, non mi vedrete quasi mai delle cose larghe, a meno che non si tratti di coprispalle o di un poncio che magari metto perché ho freddo, però solitamente io amo vestire abbastanza aderente, e questa lo è a sufficienza, quindi insomma mi piaceva molto sia come colore che, come vi dicevo prima, per questo scollo un po' così ondulato. Poi ho preso una maglia verde brillante con tutti i brillantini, ve la avvicino così vedete, ha costine, ha questi brillantini ed è un verde brillante, anche questa è aderente come potete vedere, e l'ho presa pensando soprattutto alle feste di Natale, pensando magari alla sera di Capodanno, mi sono immaginata con dei pantaloni neri, scarpe col tacco, questa maglia verde così brillante, una collana rossa sopra, magari un paio di orecchini particolari, e secondo me comunque si fa abbastanza scena, ecco, mettiamola così. Tuttavia è una maglia che ho preso pensando di indossarla anche in altre occasioni, anche semplicemente una sera in pizzeria, perché no? Magari ci si vuole vestire un po' più carine, un po' più particolari, la indosserò sicuramente per fare qualche video, perché comunque è una maglia che mi piace, quindi l'ho comprata. Poi, da quando sono tornata con i capelli rossi, mi piace anche vestire di verde. E poi ho preso questa maglia che mi sembrava molto elegante, che è nera, con questo ricamo, praticamente è questa foglia che ha delle paillettes, quindi è un po' particolare, ha lo scollo trasparente. Vedete, è trasparente praticamente nella parte del collo, quindi fino a qui rimane trasparente, con questo scollo così trasparente e ricamato, vedete che c'è questa foglia con queste paillettes, è molto carina, poi scende giù semplice, aderente anche questa, e ha le maniche che riprendono lo scollo, quindi anche le maniche sono trasparenti, ora ve le faccio vedere. Ecco, anche le maniche hanno il polsino trasparente con questa foglia ricamata con le paillettes. Quindi praticamente rimane in trasparenza e ricamata, brillante, eccetera, nella parte del collo e nella parte dei polsi. Comunque è una maglia questa che sicuramente da sera, ma che mi piaceva tantissimo. Ho pensato di prenderla perché a volte quando esco la sera mi rendo conto che non ho delle cose particolari, ho tutte cose magari così semplici, normali, niente di che. Questa mi sembrava proprio particolare, quindi me la sono accaparrata. Poi ho preso una sciarpa che è nera e dorata, quindi c'è questo effetto luce, perché secondo me dà comunque molta luminosità. È una sciarpa lunga, è morbidissima, è veramente soffice, soffice. Adesso vi faccio vedere magari che effetto fa, tanto per darvi l'idea di come faccia luce. Vedete che con questo motivo così un po' sul dorato, secondo me fa abbastanza luce. Ha appunto anche l'effetto così un po' luminoso, un po' particolare. Mi piaceva tantissimo questa, quindi ho preso anche quella. Adesso passiamo al make-up. Sono solo due prodotti, però soprattutto uno di questi due mi piaceva molto. Sto parlando della palette di Makeup Revolution,
con tutti questi colori glitter. Il packaging è molto semplice perché è trasparente e poi è bordata di rosso metallizzato. Non so se lo vedete perché ho una luce con dei riflessi allucinanti, forse così lo vedete. È un rosso bordeaux, diciamo, che comunque la definisce, ma non è certo uno di quei packaging eccezionali. Però secondo me sono belle le tonalità, sono tutte glitterate, come potete vedere, e secondo me vanno benissimo per le feste di Natale, perché questi sono colori che comunque si associano spesso ai make-up natalizi. E quindi mi ha colpito e l'ho comprata. Poi una cosa decisamente più semplice, ma che mi è piaciuto, è questo lip gloss nude con questo colore così, appunto, come vi dicevo, è un nude, però leggermente più scuro, quindi è uno di quei nude che si vedono comunque sulle labbra. Adesso vi faccio lo swatch, così vi faccio vedere cosa intendo quando dice un nude che si vede, perché comunque è un marrone che diciamo si nota poi sulle labbra. Io spero che lo vediate perché ho dei riflessi, ve l'ho già detto mille volte, lo so, però i riflessi ci sono e quindi mi viene naturale segnalarlo. Comunque è un colore questo che mi piaceva e quindi insomma ho deciso di provare a metterlo soprattutto quando avrò magari un trucco più carico sugli occhi per non andare a creare un effetto eccessivamente appariscente, anche se a me piace essere appariscente, io tendo a vestirmi, a truccarmi in un modo che sia sempre abbastanza appariscente. Ora non dico che devo fare luce come una lampada o come un albero di Natale per restare in tema natalizio, però voglio che il trucco comunque si veda, non mi piacciono quei trucchi invisibili e quindi insomma tendo a truccarmi abbastanza. Però ci sono delle volte in cui ho magari gli occhi molto molto diciamo appariscenti perché magari ho un ombretto verde brillante, allora in quel caso magari metto qualcosa di più tenue sulle labbra. Comunque, questi sono i miei acquisti di oggi. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che vi ha colpito in particolare. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.